Ciao a tutti e bentornati sul canale video di Notebook Italia. Oggi ci andiamo a occupare di un altro netbook Samsung. Dopo l'NF210, oggi abbiamo in prova il suo successore, l'NC210, che ricorderete per essere stato lanciato in anteprima al CES di Las Vegas. Andiamo ad effettuare l'unboxing. Apriamo il sigillo. Come potete vedere, la confezione è identica a quella dell'NF210, quindi una confezione in cartone, questa colorazione verdastra, è sottile e compatta. Andiamo ad aprire. All'interno della scatola troviamo immediatamente una busta contenente la manualistica cartacea e inaspettatamente anche un disco di ripristino per Windows 7 Starter. Quindi la manualistica cartacea comprende istruzioni di sicurezza, garanzia, guida di avvio rapido e una certificazione TCO. Il netbook è contenuto all'interno di questo imballaggio protettivo e di questa bustina. Ecco il nostro Samsung NC210, come potete notare già il design appare molto gradevole, lo andremo a esaminare a breve. E infine, in questa scatoletta di cartone c'è una batteria. Una batteria a 6 celle, un alimentatore di tipo standard per netbook con connessione tripolare e il cavo d'alimentazione con la presa, quella tonda. Torniamo al nostro netbook Samsung NC210, rimuoviamo questa pellicola protettiva per apprezzare il design della cover, cromato, con effetto lucido a specchio, ma che non risente in maniera particolare delle impronte dello sporco grazie a questa texture applicata soprattutto su tutta la superficie. E andiamo a vedere quali sono le interfacce. Sul lato sinistro notiamo un connettore d'alimentazione, un connettore RJ45 per Ethernet LAN, una griglia del sistema di ventilazione e ricordiamo che il sistema di ventilazione deve essere molto efficiente perché questo netbook ospita un processore Intel Atom Dual Core N550 con un TDP leggermente superiore ai processori single core e una porta USB. Sul lato anteriore non notiamo particolari interfacce, qui vediamo il LED di stato in una posizione che li rende facilmente visibili anche a LED chiuso e il lettore di schede SD. Sul lato destro ci sono i due jack audio, line in e line out, due porte USB affiancate, un'uscita video VGA e un foro di aggancio del lucchetto di sicurezza. All'interno della cerniera è stato incastonato il pulsante di accensione con questa particolare forma goccia che richiama un po' il tipico design del netbook Samsung. E infine sul lato posteriore non notiamo nessuna interfaccia in quanto è completamente occupato dal vano della batteria. Ci sarebbe anche la predisposizione per un lettore di SIM card, ma in questo caso è stata coperta da questo adesivo scuro. E sul fondo, il fondo è completamente uniforme, omogeneo, c'è soltanto uno sportellino di piccole dimensioni che rende possibile accedere in maniera immediata all'unico slot di memoria disponibile. Inseriamo la batteria che, come potete vedere, ha due colori, per richiamare un po' i colori dello chassis.
nero per il fondo e grigio silver per essere in tinta con le cerniere cromate del netbook. L'interno ci mostra una bellissima tastiera d'isola che percorre in tutta la larghezza la base e inserita direttamente all'interno della Seashell, quindi senza utilizzare una cornice. Questo ha permesso di occupare più spazio per i tasti ed avere una tastiera più ampia e più comoda. La tastiera non flette, è molto solida, anche se la corsa dei tasti è un po' limitata. Sotto la tastiera notiamo un touchpad, anch'esso particolarmente ampio, comodo, con i due pulsanti di selezione inseriti all'interno di una barra basculante. E lo schermo con diagonale di 10 pollici e finitura opaca che lo rende meglio leggibile in condizioni di forte luminosità ambientale, quindi particolarmente indicato per l'utilizzo all'aperto. La cornice dello schermo è stata sottigliata e anch'essa presenta una decorazione geometrica, tutta punteggiata con questa decorazione a rilievo. Su un angolo dello schermo notiamo questo adesivo che riassume le funzioni di questo netbook, in particolare fast start, il riavvio immediato, istantaneo in caso di standby, in 3 secondi, forse anche meno. E la maggior vita della batteria, frutto dei miglioramenti che sono stati apportati da Samsung con l'ultima generazione di chipset Intel Pro 3. Può essere interessante un confronto con un netbook Samsung NF210 che rappresenta la generazione immediatamente precedente all'NC210. Come potete vedere il design ha avuto notevoli cambiamenti, il touchpad era di dimensioni inferiori anche se era frameless, integrato direttamente nella base. La tastiera è rimasta una tastiera d'isola anche se adesso occupa tutta la larghezza della base e non c'è più questa finitura brushed metal che caratterizzava l'NF210 né il design shark con la caratteristica onda, quindi è un design più semplice, quello dell'NC210, più sobrio ma anche più funzionale. Le dimensioni sono state ridotte, l'NC210 è meno largo del suo predecessore. Mentre la dotazione di interfacce è rimasta pressoché invariata, anche se sono stati spostati due jack audio dal lato sinistro al lato destro. Lato anteriore e questo è il lato destro. C'è stato il ritorno al pulsante d'accensione all'interno della cerniera, che invece era stato eliminato dalla serie Shark. Se andiamo a vedere il fondo, notiamo che i componenti interni devono essere stati completamente ridisposti all'interno dello chassis, perché la memoria ha una posizione differente. Quindi i netbook NF210 e NC210, seppure abbiano delle configurazioni molto simili sul listino, sull'elenco delle specifiche tecniche, tuttavia presentano delle differenze a livello di design dei componenti notevoli. Andremo ad effettuare il primo avvio del sistema. Saltiamo l'avvio di Windows, si tratta del primo avvio, quindi ci vorrà del tempo per la configurazione iniziale. Ed eccoci finalmente arrivati al desktop di Windows. Andiamo un po' ad esaminare quelle che sono le feature software di questo sistema. Notiamo che c'è un pacchetto di software Samsung proprietari molto nutrito, che comprende il battery life extender, un software che permette di aumentare il ciclo di vita della batteria,
software che gestisce le porte USB alimentate, Easy Content Share, Easy Display Manager, Easy File Share, sono tutti software della suite Samsung che già conoscevamo per essere stati installati sui precedenti MacBook. Fast Start è l'applicazione che gestisce il avvio istantaneo standby, e ce ne sono veramente parecchi, e in più c'è anche il Recovery Solution 5 che vi vorrei mostrare, perché è il software che permette di creare dischi di ripristino, cosa che abitualmente è immediatamente necessaria a un avvio del MacBook, ma non per il nostro Samsung NC210, perché abbiamo visto che è munito di un disco di ripristino del sistema operativo. Per maggiori informazioni sull'hardware e per qualche test sulle performance del Samsung NC210 vi diamo appuntamento a una prossima recensione.